con soli 2 punti di scarto rispetto ai secondi classificati, Novella Limite è l'ultima vincitrice di questa edizione di Bully e Pooper Contest e va in semifinale. Complimenti. Grazie, sono molto contenta di questa vittoria parziale, insomma, ecco. No, parziale, beh, piena. Momentanea. Per questo, beh, comunque sei ufficialmente la vincitrice dell'ottava puntata. E questo non te lo toglie nessuno. Vedi, neanche io ci credevo, quindi. Hai detto che è la prima volta che vinci qualcosa. Sì. Facendo mente locale, devo dire che è proprio la prima volta, sì. Raccontiamo brevemente cosa hai portato sul palco, perché non è che ha cantato, ha ballato, con tutto il rispetto, ma. Allora, ho portato sul palco un reading da me scritto. Ispirato alla storia dell'ospedale psichiatrico di Voghera. Esatto, quindi un argomento molto forte, molto intenso, che il pubblico comunque ha apprezzato tantissimo e che ti ha resa vincitrice di questa puntata. Allora, come ti preparerai per la semifinale? Allora, direi che preparerò un altro pezzo. Adesso mi prende un po' alla sprovvista. Lo so. Vedrò se portare ancora questa tematica o variare, portare qualcosa da un altro spettacolo, chiedendo sempre aiuto alla mitica Giuditta Manganoni. Lo scopriremo. Grazie mille, Novella. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Giugno 1962, ospedale neuropsichiatrico di Voghera. Adele è nello spogliatoio, la stanza in cui i pazienti al loro ingresso vengono fatti svestire per indossare la divisa dell'ospedale. Dal suo sguardo traspare il senso di estraneità che prova verso questo luogo. Adele, ubbidiente, indossa la divisa del manicomio. Per lei non è il primo ricovero, ma ogni volta le dispiace separarsi dalle sue cose. E ora non vorrebbe proprio lasciare lì il suo bel cappellino nuovo. Prima di uscire indugia un momento, ma l'infermiera la sollecita. Su, su, andiamo. Adele, sua zia mi ha detto che a casa ci sono stati dei problemi. Si sentirebbe di parlarmene. Le capita di sentire delle voci? Sì. Saprebbe dire da dove vengono? Se glielo dico, mi promette di non riferirlo a nessuno? Ma certo, abbiamo un segreto professionale da mantenere. È una cosa delicata, eh? Le voci appartengono a dei... frati. Adele Castaldi, di anni 40, di Fu Giovanni e Braga Maria. Data d'ingresso 16 giugno 1962. La paziente manifesta idee deliranti a sfondo mistico, prevalentemente persecutorie. Il suo delirio è alimentato da fervide allucinazioni uditive che la inducono a lunghi soliloqui. La diagnosi è di schizofrenia. È il 1976. Sono passati 14 anni dal giorno del ricovero di Adele. Ora lei appare tranquilla e lavora in accettazione. Vede? È il compito che mi ha dato il dottore. Vuole che scriva la storia della mia vita. Dice che potrebbe aiutarmi a fare un po' di ordine nel mio passato. Sa cosa penso? Che lei sia una donna molto forte e che la sua vita meriti di essere raccontata. Le farebbe piacere leggere il mio quaderno? Ma certo, lo leggerò non appena sarò di ritorno dal convegno. Intanto lei, mi raccomando, badi all'archivio da parte mia. Lo farò. Lo farò. Buon viaggio. Negli anni 70 la psichiatria italiana è in trasformazione in seguito ai cambiamenti partiti da Vasaglia. Il principio su cui si fonda ora non è più quello della separazione e della reclusione, ma del recupero e del reinserimento. Nonostante i cambiamenti positivi, tuttavia, la dismissione dagli ospedali psichiatrici è molto lenta ed è ancora altissimo il numero di ricoverati cronici, lungodegenti, che trascorrono decenni in ospedale senza essere mai dimessi, proprio come sta accadendo ad Adele. Portici silenziosi, camere invase dall'edera, giardini trascurati, lo
locali adibiti al solo accumulo di rottami accatastati. Ecco come appare oggi l'ex ospedale psichiatrico di Voghera. Ma basta sfogliare le carte fragili e ingiallite dei diari clinici che riportano il contenuto dei colloqui fra medici e pazienti per riuscire a percepire, anche solo in forma di eco, traccia delle sofferenze, delle angosce, delle speranze e delle necessità di quelle persone costrette dalle circostanze di vita a ritrovarsi in questo luogo. A dispetto di chi entra fra queste mura alla ricerca dei fantasmi, ciò che noi intendiamo fare è recuperare traccia di vita vissuta all'interno del manicomio di Voghera, per rendere omaggio a tutti coloro che vi hanno passato gran parte dell'esistenza. Perché il buio silente della notte sia breve e la dorata luce dei raggi solari stenda le sue braccia, avvolgendo la delirante pazzia, cantando un inno accorato al rispetto della memoria e alla vita.